Il documento di economia e finanza approvato ieri, un'operazione verità la fa, no? Perlomeno. Sarebbe stato impossibile per un ministro del Tesoro far uscire un documento che ha una valenza anche internazionale, sostenendo cose diverse da quelle che tutto il mondo sostiene, guardando non all'Italia con antipatia, ma ai nostri dati. Quindi quello che è stato fatto per mesi, scrollare le spalle, dire me ne frego rispetto ad analisi che venivano fatte da studiosi, da ricercatori in giro per il mondo, non è che a un certo punto le puoi negare a oltranza. E Certo, quindi mi certo. sembra una presa d'atto doverosa. Il problema è, va bene, adesso però vediamo di Che far si fa? funzionare qualcosa. Certo. E qui, Ecco, ma come oltretutto. Salvini vuole la flat tax. Si farà mai la flat tax, secondo lei, professoressa Fornero? Esistono idee intelligenti della flat tax. Ed esistono idee troppo semplici che oltretutto cozzano contro il nostro principio Sì. costituzionale di progressività del sistema fiscale. Ebbene, io non ho ancora capito quale sia la loro idea di flat tax. E se fosse tassa unica con progressività, allora questo sarebbe una cosa molto complessa, ma cambiare il nostro sistema fiscale in questo modo richiede veramente un'operazione E titanica, comunque, molto. professoressa, costa tanto, almeno 15 miliardi, e dice Tria, se la volete, bisogna aumentare l'IVA in modo corrispondente, giusto? È esattamente il suo modo pacato, un po' così, di dire: guardate ragazzi, che non ci sono risorse per tutto. Quindi, se voi volete già da quest'anno allargare nella versione più leggera, pare che costi 12 miliardi, e 12 miliardi lui dice: dove li troviamo? Siccome ci sono altre cose, altre spese da sostenere, o tagliamo spesa pubblica oppure aumentiamo l'IVA, che è nella norma, quindi se non fanno niente. E questo non hanno ancora detto come eviteranno l'aumento dell'IVA. È Lei sempre: la non lo farebbe faremo. aumentare l'IVA, professoressa Fornero, se fosse al governo? No, io penso di no, penso che bisognerebbe fare di tutto per evitare.